Oh, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi, come avrete visto dal titolo, parliamo di come variare la durezza, diciamo, del Merkel. Perché effettivamente io, avendo cacciato per tantissimi anni con tutti i fucili con lo stecker, ho trovato il Merkel K1 avere uno scatto veramente duro. Non mi ci sono mai trovato, ho sparato veramente tantissimo anche al poligono per abituarmi al suo scatto, ma l'ho trovato sempre piuttosto duro. Poi ho guardato, mi sono fatto prestare l'attrezzo per il manometro per misurare i vari scatti e ho capito il perché della grossa differenza. Allora, di fabbrica, se non ricordo male, danno 500 grammi nella posizione più leggera del Merkel, fino al chile qualcosa in quella più pesante, e quindi io effettivamente non sono riuscito mai poi, se ci penso durante lo sparo, devo pensare al grilletto, questo e quell'altro, allora riesco a gestire bene, mentre con questi qua ormai ero abituato, mettevo lo stecker, il dito appoggiavo al grilletto e boom, partiva il colpo, come me l'ero regolato a mio, diciamo, piacimento, e sono sempre andato bene. Certo, cerco, essendo una cosa molto delicata, di stare un po' dalla parte della ragione, nel senso non super sensibile. Ad esempio, ho visto, adesso faremo anche di nuovo le prove, qua questo è il mio vecchio Steyr-Mannlicher, che ha 1,6 kg in sgancio diretto, mentre con lo stecker è 50 grammi. Non me l'aspettavo, sinceramente. Ho provato anche il Mauser, l'Europa 66 Diplomat, altra carabina che adoro. E invece è strano, perché con lo stecker risulta 300 grammi, però a sensazione a me sembrano praticamente identici, sia il Mauser che lo Steyr-Mannlicher sembrano identici. Sinceramente ho provato anche quello del Merkel, così com'era, e sembra un 300 grammi, eppure la differenza è sostanziale. Lo sento duro, cioè devo pensare proprio a tirare il grilletto, mentre con questi sì, toccavo il grilletto, sentivo e poi davo una piccola pressione e sia uno che l'altro il colpo parte, mentre quell'altro do la piccola pressione e il colpo non parte. Adesso, grazie a Fausto, che questo video devo dire che grazie a lui, ma aveva lo stesso problema con il Merkel e diceva: guarda che io ho uno scatto tremendamente duro, non riesco a fare rosate leggere. E poi mi aveva chiesto come far arrivare al blocco di scatto. Diciamo che ci è arrivato da sola, perché effettivamente neanche io lo sapevo, non l'avevo mai smontato fino adesso. E niente, la cosa effettivamente per arrivare sulla parte di scatto è semplicissima. Adesso non c'è la stina, perché il calcio non è proprio il suo, meglio questo è il suo originale, l'altro l'ho mandato a fare un piccolo ritocco, e praticamente bisogna smontare le due viti che ci sono qui, togliere, poi con una chiave smontare, cioè svitare, che se non sbaglio è una brugola o un test esagonale, non mi ricordo, e poi si toglie così. Ed ecco qua, siamo arrivati già al blocco di scatto. Qua ci sono le guancette che si tolgono, anche questo l'ho scoperto adesso. Ed ecco qui, questo è, anzi, la parte, diciamo, che interessa a noi è questa qui. Perché l'amico Fausto e un suo amico, anche cacciatore meccanico, studiando un po', hanno visto che c'era un grano proprio sul grilletto. Dopo ve lo faccio vedere, così magari si capisce, anzi sicuramente si capisce meglio, perché così è difficile. E con quello hanno provato a regolarlo
effettivamente funziona molto. Un consiglio che voglio darvi: attenzione, quando si regolano certi dispositivi andiamoci con molta attenzione e molto garbo, perché bisogna fare tutte le prove del caso. Ad esempio, bisogna vedere che quando uno arma non parta il colpo, poi bisogna provare dando i colpi al calcio che non parta il colpo. Insomma, bisogna essere ben sicuri che poi non diventi eccessivamente leggero o che scatti per un non nulla. Bisogna avere sempre una certa sicurezza, mi raccomando. E così ho fatto anche con gli stecker, che tutti sanno perché c'è nelle istruzioni. Basta avvitare o svitare una brugola che c'è proprio sul grilletto per modificare lo scatto dello stecker. Quindi adesso andiamo a vedere un po' in profondità sia come regolare lo scatto del K1, e vediamo anche la differenza tra i vari scatti di queste tre carabine, che io ho utilizzato veramente tantissimo. Ripeto, purtroppo per me era l'unico difetto del Merkel, era quello di avere uno scatto eccessivamente duro rispetto allo stecker, che è abituato ormai, sono 23-24 anni che tiro sempre con carabine e stecker e mi sono sempre trovato benissimo. Con questo qui ho fatto molta fatica, ripeto, ho sparato parecchie cartucce con questa carabina, sono riuscito ad avere lo stesso degli ottimi risultati al poligono. Però a volte, quando mi è capitato anche sul cervo, che ero intento, l'avevo puntato bello lì, do quel tocco che teoricamente con queste altre due carabine sarebbe partito il colpo e non è partito niente. Poi smesso di nuovo, mi sono rimesso lì, ho detto: cavoli, è vero, questo non è uno stecker, ho tirato ed è partito, cioè poi è andata benissimo. Però ecco, l'ho trovato molto duro. Per il resto, il Merkel K1 lo trovo un'arma favolosa, e così vale sia per il Presumo, il 2 e il 3. Io vedo che è cambiato leggermente solo l'estetica. Il 5 non ho la minima idea di come sia fatto. Dai, adesso andiamo a vedere un po' più in profondità i vari scatti e poi la regolazione sul Merkel. Maseur Europa. Senza stecker. Stecker. Bene. Adesso non ci resta che provare lo scatto del Merkel. Certo, se non lo tieni. Allora, adesso proviamo lo scatto del Merkel. Vediamo un po' se riusciamo a riprenderlo bene. Sì. Siamo a 400, comunque tipo 420 mi sembra. Dopo lo mettiamo al rallentatore, ingrandiamo, vediamo un po'. 400, bene, 400 qualcosina di più, e infatti lo sentivo duro. Adesso, signori e signori, andiamo a cercare, vedo di farvi vedere qual è il grano in questione. Il grano in questione, devo cercare, vediamo la luce, lo vedete lì? Quel buchino nero? Adesso cerco di indicarvelo, eccolo qua, questo qui è il grano di regolazione. Però adesso vado a regolarlo, un attimo solo. Dunque, questa è la chiave a brugola, detta a brugola,
o chiave esagonale a L dell'1,5, soltanto che l'ho dovuta tagliare, altrimenti non era troppo lunga questo qua. L'ho dovuta tagliare, l'ho tagliata con quel piccolo flessibile del Dremel, niente di particolare. Poi ho tolto le bave e così con questo si riesce ad andare. Adesso andiamo a provare a modificare lo scatto. Dunque, un attimo solo, forse devo tagliarla anche di più. Accidenti, ecco fatto, ecco qua. Adesso si spinge leggermente, non tanto, perché secondo me in solito in queste cose la gradazione ci vuole niente. Ecco fatto, vediamo un po' la differenza del peso. Adesso non sto ad attaccare tutto, vediamo se è cambiato qualcosa, ma adesso la cosa più importante è questa. Devo allargo il campo. Duecento, duecentocinquanta, un po' meno di 400. Ancora, ecco, duecento. Sembrava 250, che inizia già a essere diverso. Non voglio esagerare perché sennò dopo magari no. Vediamo un po', ecco qua, visto, già è scattato e non va bene, però per curiosità voglio vedere quant'è lo scatto. Io ho già trovato uno scatto in precedenza, decisamente troppo, aia, no, non va bene. Allora, decisamente troppo, ecco, non è che, allora, vado in qua, spingo adesso per caricare un po' di più. Già va meglio, vediamo un po'. Quasi 190. Adesso voglio fare le prove, però secondo me è ancora un po' basso. Bene, e quanto l'ho diciamo settato a poco più di 200, mi sembra un ottimo scatto. Finalmente non avrò più tutti quei problemi con questa carabina. Se prima l'adoravo, adesso è perfetta, dai. Bene, signori, questo è quanto per lo scatto del Merkel K1. E come ho detto, secondo me facciamo un'altra prova, altre due prove, e poi non stresso più sto povero scatto. Voglio vedere, mettendo, cosa cambia, perché le varie posizioni qui, dai, è l'ultima prova che faccio. Mamma mia. Ah già, che scemo. Allora, quindi, dopo aver regolato lo scatto, vediamo un po'.
300, a 300 scatta quindi adesso, nella prima posizione. Qua, seconda posizione, vediamo un po'. È un pochino più di 250 e torniamo alla posizione che preferisco io, ecco qua, e poi chiudiamo, cioè chiudiamo quando arriva il calcio, chiuderemo. Certo, non è dei più precisi questo strumento qui, però almeno ci dà una bella indicazione. Abbiamo detto che è 200, perfetto, 200, dai, magnifico. È tutto, ragazzi, ci vediamo alle prossime, spero che questo video sia stato e possa essere utile a tutti i possessori del Merkel K1, 2 e 3, e ci sentiamo alle prossime. Buona giornata a tutti, ciao!